Appartamenti con vista mozzafiato sul golfo di Crotone al posto di quattro capannoni, apparentemente e formalmente autorizzati per la lavorazione di prodotti agricoli. Sei gli indagati, fra dirigenti del comune di Crotone, committente dei lavori e progettisti, con i carabinieri forestali della Procura della Repubblica che hanno eseguito il sequestro in via preventiva, firmato dal GIP, di tutti gli immobili non ancora ultimati, costruiti sulla sommità della collina di località Reina di Crotone. Lottizzazione abusiva è reato contestato ai dirigenti comunali, che nell'anno 2006, con proroga nel 2010, hanno rilasciato un permesso a costruire, omettendo però di considerare che il progetto stesso era privo del piano di utilizzazione aziendale, indispensabile per l'autorizzazione a nuove costruzioni in zona agricola. Il sequestro degli ecomostri va a bloccare di fatto il pericolo di una futura speculazione edilizia, nonostante i lavori siano fermi dal 2010, e nessun intervento per attrezzare gli immobili è stato mai avviato. Gaetano Stabile e Sabino Vetta, i dirigenti del comune di Crotone indagati. A loro si aggiungono Gioacchino Bonaccorsi, progettista e direttore dei lavori, Orlando Fantasia ed i fratelli Armando e Salvatore Scalise, titolari del permesso a costruire e committenti dei lavori. Da Crotone, Giuseppe Baglivo per la CNews 24.